siamo a Benevento, zona Arco di Traiano, via Traiano in pratica. Io ho beccato qualcuno che indiscrezioni mi dicono abbia a che fare con Nero di Cozza, giusto? Giusto, giusto. Ti chiami? Fabio. Siamo con Fabio. Nero di Cozza, a Benevento c'è. Nero di Cozza qui a Benevento ha bisogno di uno di quegli auguri fatti alla napoletana. Siamo rosso comunque. Nero di Cozza a Benevento c'è. Sempre Nero di Cozza, siamo alla sede di Benevento all'Arco di Traiano. Io ho beccato un'altra persona che ha molto a che fare con Nero di Cozza. Siamo con? Angelo. Angelo però non è una persona che si trova qui per caso per l'inaugurazione, bensì è il direttore della sede di Terni. Certo, un locale aperto da 3 mesi che funziona benissimo. Gli auguri alle telecamere per la sede di Benevento. Ma più che gli auguri saranno i fatti che mortificheranno le parole. Nero di Cozza a Benevento c'è. Sempre Nero di Cozza a Benevento. La zona è l'Arco di Traiano. Io sono con Barbara, Melania, Alessandra. Stasera inaugurazione. Come vi è sembrato il locale? Veramente carino, sicuramente ci verremo. Il locale è veramente carino, elegante e ci piace, quindi torneremo sicuramente. Auguri a tutto lo staff, in particolare a Michele. E perché sono Michele? Perché lo conosco un po' meglio. Ah, va bene, giustificata. Nero di Cozza, Benevento c'è. Nottamboli, siamo sempre da Nero di Cozza all'Arco di Traiano qui a Benevento. Io ho beccato un Giuseppe che deve fare gli auguri, lui festeggiato, ai festeggiati qui del Nero di Cozza. Pensate un po'. Pensate un po', ma un augurio sentito di cuore a questa nuova avventura del Nero di Cozza, sperando che porta Benevento sempre più in alto. Io propongo un brindisi a Giuseppe e al Nero di Cozza. Nottamboli, ci stiamo. Brindisi a Nero di Cozza. Auguri. E a Giuseppe. Nero di Cozza, a Benevento c'è. Nottamboli, qualcuno qui nel locale a Nero di Cozza cerca di nascondersi, ma non ci sono riusciti, mi dispiace, tocca anche a te. Ciao. Siamo con il cuoco di Nero di Cozza. Buonasera. Buonasera, io ho assaggiato, qua ci serve sapere. Una sorpresa. Nero di Cozza, Benevento c'è. Chef, che cosa proponete qui dentro? Nero di Cozza, quindi, cioè la cozza è la specialità della casa. Oh mamma mia, io adoro le cozze. Non possiamo dire, vabbè, c'è la solita impepata, poi ci sono tante e tante novità. Non possiamo svelare perché poi lasciamo... Tipo, tu l'impepata come la fai? Alberto? Io non lo so fare. Come non lo sai fare? No, scherzo. Vabbè, si prende una padella, le cozze, un po' di pepe e fatto. E un'altra variante per cucinare le cozze? Alla marinara. Si fanno? Col pomodorino, aglio, olio, peperoncino, pomodorino e cozze. Nero di Cozza c'è! Benevento! Facciamo soffriggere aglio, olio e peperoncino, ci mettiamo le cozze, il pomodorino, il coperchio sopra, facciamo aprirle giusto perché poi se stanno un po' di più si seccano, diventano piccole, quindi il gioco è fatto. Ciao nottamboli. Nero di Cozza, Benevento. Siamo in zona Arco di Traiano, via Traiano, e siamo con il direttore qui all'inaugurazione. Salve, buonasera a tutti. Un bacio ai nottamboli da Nero di Cozza. 4 rete pizza, carne, pesce, troverete soprattutto prezzi alla portata di tutti. In più da lunedì al venerdì la mattina troverete un menù trattoria a 7 euro,
un menù completo di primo, secondo e contorno. Nero di cozza, Benevento c'è. Ma a parte le vostre proposte che si prospettano ottime, io ho visto anche uno staff eccezionale, cioè belli frizzantini. Ecco appunto, vedi, arriva lui. Di, ripeti che stavi cantando. Sincerità. Vuoi pure gli occhiali? Veniteci a trovare, vi aspettiamo a tutti.